Il mondo della musica è in silenzio. È calato un velo di tristezza sulla brillante carriera del cantante italiano Marco Mengoni. Sua madre, Nadia Ferrari, è scomparsa. A 60 anni, lascia un'eredità di amore. Un vuoto che risuona profondamente nel cuore del figlio. La notizia, una melodia malinconica nel grande arazzo della vita, si è diffusa rapidamente. Da Ronciglione, la tranquilla cittadina che le ha dato i natali, al cuore pulsante dell'industria musicale, si è levata un'ondata di dolore e condoglianze. Per Marco, la perdita è incommensurabile. Nadia non era solo sua madre, era la sua confidente, la sua fan più grande, la sua stella polare. Ogni nota cantata da Marco Mengoni, ogni verso che scrive, porta dentro di sé l'eco dell'amore di sua madre. Nadia Ferrari era il vento sotto le sue ali, la forza silenziosa che lo spingeva verso i suoi sogni. Fin dalla tenera età ha riconosciuto in lui la scintilla del talento musicale, coltivandola con incrollabile dedizione. Ha riempito la loro casa di musica, con le note di Mia Martini e Francesco De Gregori che avvolgevano il giovane Marco. Forse allora non comprendeva la profondità dei loro testi, ma le melodie, l'emozione pura, gli sono entrate nell'anima. Nadia, con l'intuizione di una madre, sapeva di essere testimone di qualcosa di speciale. A 14 anni, Marco prende una decisione che gli cambierà la vita. Sceglie di abbandonare il percorso tradizionale, il mondo della scuola di design, per inseguire la sua passione per la musica. È una scelta coraggiosa, che richiede un coraggio immenso e una fiducia incrollabile. Nadia, senza esitazione, si schiera al fianco del figlio. Diventa il suo pilastro, una fonte costante di incoraggiamento e sostegno. Comprende i sacrifici che sta facendo, le incertezze che lo attendono. Ma la sua fiducia in lui non vacilla mai. Sapeva, nel profondo del suo cuore, che Marco era destinato alla grandezza. Il legame tra una madre e un figlio è un filo sacro, intessuto di amore, comprensione ed esperienze condivise. Per Marco e Nadia, la passione comune per la musica era la melodia che accompagnava dolcemente le loro vite, rafforzando la loro unione. Lei era la sua fan più devota, presente alle sue prime esibizioni nei locali e nei club, con il cuore che si gonfiava di orgoglio ad ogni nota che cantava. Celebrava le sue vittorie, grandi e piccole, offrendogli parole di conforto e incoraggiamento nei momenti di dubbio. Il loro viaggio nel mondo della musica è stato un viaggio condiviso, il loro legame indissolubile. Nel 2023, Marco Mengoni raggiunge un traguardo fondamentale per la sua carriera, una vittoria che consolida il suo posto tra gli artisti più amati d'Italia. Vince l'ambito Festival di Sanremo con la sua toccante ballata, Due vite. La canzone,
una struggente riflessione sull'amore, la perdita e lo scorrere del tempo, ha profondamente emozionato il pubblico. È stato un momento di trionfo, una testimonianza del suo talento e del suo duro lavoro. Eppure, nel bel mezzo dei festeggiamenti, il primo pensiero di Marco è andato alla madre. Desiderava ardentemente condividere con lei la sua gioia, vedere l'orgoglio nei suoi occhi. Nello stesso anno, Marco pubblica Materia, Prisma, un album che mette in luce la sua versatilità musicale e la sua profondità emotiva. Tra i brani, una canzone intitolata Luce, un radioso omaggio alla madre, una lettera d'amore scritta con sincera commozione. Il testo, ricco di calore e gratitudine, parlava del suo sostegno incrollabile e della sua capacità di illuminare anche i momenti più bui. Un inno al loro legame inossidabile, l'espressione sincera dell'amore e della stima di un figlio per la donna che ha plasmato la sua vita. Spirito che continua a ispirare. La notizia della scomparsa di Nadia Ferrari ha scosso profondamente la comunità di Ronciglione. Non era solo la madre di Marco Mengoni, era un membro amato della loro città, conosciuta per la sua gentilezza, la sua risata contagiosa e il suo sostegno incondizionato al figlio. Per Marco, il dolore è lancinante, la sofferenza per la sua assenza un'angoscia costante. Il mondo della musica si stringe attorno a lui, porgendogli le proprie condoglianze e condividendo il suo dolore. Ha perso la sua fan più grande, la sua confidente, la donna che lo capiva come nessun'altra. Il dolore, come una melodia malinconica, può travolgerci a ondate, lasciandoci senza fiato e smarriti. Marco Mengoni, di fronte al dolore inimmaginabile per la perdita della madre, trova conforto nel linguaggio che conosce meglio, la musica. Ogni nota che suona, ogni verso che canta, diventa un modo per connettersi al suo ricordo, per onorare l'amore che li univa. La musica, la sua compagna di sempre, diventa il suo rifugio, un modo per elaborare il lutto, per trovare un barlume di luce nell'oscurità. La vita, come una bellissima melodia, prima o poi deve finire. Ma anche quando la melodia si spegne, l'eco delle note continua a risuonare nei nostri cuori. Ma la musica, l'amore, i ricordi che creiamo lungo il cammino, quelle eco risuonano a lungo dopo che l'ultima nota è svanita. Ogni risata condivisa, ogni abbraccio dato, ogni momento prezioso vissuto insieme, tutto questo rimane con noi. Nadia Ferrari non c'è più, ma il suo spirito continua a vivere attraverso la musica del figlio. Ogni volta che Marco sale sul palco, ogni volta che le sue dita toccano le corde della chitarra, è come se Nadia fosse lì con lui. Con ogni nota che canta, con ogni verso che scrive, Marco onora la sua memoria, mantenendo vivo il suo spirito.
La sua musica è un tributo continuo, un omaggio a tutto ciò che sua madre gli ha insegnato. Il suo amore, il suo sostegno incrollabile,